Luca, partiamo dall'azione della tua rete, palla sempre, il solito fraseggio che Aglietti chiede sempre a tutti voi, e poi la conclusione con l'assist di Mogos. Sì, è stata una bella azione dove ho raccolto questo scarico di Margiotta, ho puntato la difesa, ho visto Vas che era in buona posizione, gliel'ho messa sulla corsa, poi lui è stato molto bravo a ridarmela e per me lì è stato semplice impattare e fare gol. Quanta voglia avevate di togliervi dalla testa quelle tre sconfitte consecutive immeritate? Perché siete partiti subito mille all'ora, è vero, il Pordenone soprattutto all'inizio ha ribattuto colpo su colpo, ma poi avete alzato anche il livello, proprio la qualità del gioco, e siete riusciti a portare la partita dalla vostra. Sì, avevamo tanta voglia, insomma, di riscattarci dopo queste tre sconfitte consecutive, dove comunque la squadra è sempre stata viva, ma abbiamo raccolto niente. E oggi l'abbiamo sfogata sul campo questa rabbia, credo si sia visto, anche se il Pordenone è un'ottima squadra, che darà filo da torcere a chiunque. E noi oggi c'eravamo, era importante vincere, l'abbiamo fatto e siamo contenti di questo. Avete provato tanti scambi con Margiotta, con De Luca, con lo stesso Ciciretti, palleggiando indietro con Palmiro e Obi. Si percepisce anche che c'è proprio un piacere da parte vostra di giocare, di seguire quelle che sono le direttive del mister, che poi anche fino alla fine vi spronava sul 3-0 a non mollare, non voleva prendere assolutamente neanche il gol della bandiera per il Pordenone. Sì, sicuramente ci troviamo bene, adesso è un po' che proviamo questi schemi, comunque conosciamo le caratteristiche di ogni nostro compagno, quindi diciamo che a questo punto della stagione ci viene abbastanza facile, poi dopo ci sono anche gli avversari che sono degli ottimi avversari, quindi magari delle volte viene meno questo. E il mister sì, aveva comunque voglia di non prendere gol, noi anche, infatti la squadra è stata sul pezzo comunque fino alla fine. Quella di lunedì sarà una gara un po' particolare perché un mese e mezzo fa si è giocata per i motivi di rinvio la gara di andata, e 45 giorni dopo vi ritroverete ancora di fronte il Vicenza. E allora ti chiedo che gara ti aspetti, visto che li avete affrontati poco tempo fa. Beh, sì, sicuramente adesso noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla partita che ci aspetta lunedì sera. Sarà una partita difficile come tutte le partite di Serie B. E loro sono una squadra in forma e è sempre un derby, quindi dobbiamo approcciare bene come stasera, dobbiamo avere la voglia di fare gol, di vincere i contrasti, di vincere i duelli e di portare comunque dalla nostra parte gli episodi. È un campionato importante per noi, siamo consapevoli di quello che ci stiamo giocando e siamo vogliosi di far bene. È vero che non è la prima cosa che ti chiede un allenatore, però ci avevi abituato bene. Quanto ti mancava anche la tua rete personale? Perché poi nelle ultime reti giallo-blu tante erano direttamente o indirettamente partite dai tuoi piedi, però mancava il ritorno al gol. Sì, sono contento di essere ritornato al gol e sono contento comunque di aver dato un contributo importante alla squadra. È importante che segniamo anche noi esterni, ma sono sicuro che i nostri attaccanti faranno tanti gol da qua alla fine della stagione, noi gli daremo una mano. A livello personale sono contento per questi 3 punti, sono contento del ritorno al gol, ma ripeto, erano 3 punti pesanti che andavano presi.